Ciao ragazzi, ben ritrovati di nuovo sul mio canale. Eh sì, siamo con GTA 5, siamo sulla vera Milano, ragazzi. Vi aspettiamo in tantissimi, correte perché un server che sta nascendo e si sta espandendo con delle chicche interessanti, ragazzi. E vi aspetto tutte e vi aspettiamo tutti calorosamente, ragazzi. Siamo oggi, come potete leggere nel titolo, cosa andremo a fare? Lavoreremo per la Parmalat, entrata in città qui, ha aperto un'azienda a Milano, la Parmalat. Quindi dovremo prendere il latte, mungere, produrlo e portarlo all'azienda per lo stoccaggio e la vendita, signori. Quindi partiamo questa serie su GTA 5 RP5M, ragazzi. Ricordo, siamo sulla vera Milano, ragazzi. Venite, sotto iscrizione troverete anche il link ufficiale del Discord del server, ragazzi. Un server che sta nascendo con tanta roba italiana, con molta qualità e tanta roba interessante, ragazzi. Quindi vi aspettiamo a braccia aperte. Detto questo, ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, un bel pollicione in su, condividete questo video e sotto iscrizione tutti i link sono gratuiti e non vi costa nulla. A passarci. Ragazzi, detto questo, partiamo questa seriona pazzesca. Siamo dei dipendenti della Parmalat, signori. Quindi ci siamo messi a divisa. Arriverà tutto, ragazzi. Queste sono solo delle chicche che vi sto facendo vedere. E partiamo queste serie anche qui su GTA. Ragazzi, che mancano un po'. Mancavano anche a me, porca puttana, queste serie. Ok, mandiamo il mezzo. Vedete il mezzo, ragazzi, mo è notte, porca luce del giorno, signori. Non so se potete vederlo, ma vediamo poi, sperando che si fa pian piano l'alba, si fa giorno. Allora, dobbiamo andare a dove c'ha il bestiame, l'azienda della Parma, dove va la produzione del latte, signori. Quindi andiamo e partiamo pure questa bella serie, ragazzi, della, devo parlare della Parma qui sulla vera Milano, ragazzi. Questo è molto interessante, questo lavoro. Possiamo andare, è un lavoro pure che paga tanto, ragazzi, un bellissimo lavoro particolare. Quindi oggi siamo operai, cioè ci hanno proprio assunto, che cercano operai qui specializzati alla raccolta del latte, produzione, vendita e tutto quanto. Quindi questo camioncino bellissimo, che poi ecco si sta facendo giorno man mano. Purtroppo siamo partiti presto, perché per mungere il latte, capito ragazzi, per mungere e farlo, poi dobbiamo consegnarlo ai bar, capite? Bar, ristoranti, supermercati. Quindi la Parmalat qui, noi operai ci alziamo tardissimo la sera, ragazzi, cioè la mattina ci alziamo prestissimo. Quindi purtroppo fa parte del gioco, signori. Ok, stiamo andando a dove c'è l'azienda, praticamente dove c'è il suo bestiame, dove va la produzione di latte. C'è pure dei bei capi di bestiame, devo dire, tanti capi di bestiame. Noi facciamo proprio la raccolta alla... Allora, mettiamo la freccia, c'è qualcuno? No. Quindi, proprio capi di bestiame. Ce n'ha un bel po', sì. Facciamo un sorpasso che non si può fare, però non sti cazzi. Facciamo lo stesso. Andiamo, ragazzi. Spero anche di tornare in live, ragazzi, il più possibile. Vediamo un po' di tornare anche in live, ragazzi. Vediamo. Anche già da questa settimana, da qua, mettiamo la freccia. Qua non dobbiamo ammaccare il mezzo dell'azienda, Ma ci fa passare un po' quello sterrato, vabbè, che dobbiamo fa? Piano piano ce la possiamo fa. Tanto andiamo vuoti, ragazzi. Andiamo estremamente vuoti, quindi per il momento la cisterna non pesa. Abbiamo il camion completamente scarico, quindi possiamo andare. Quindi andiamo estremamente piano, di prima e seconda. Piano piano, tanto sì che ce la fa. Questo è un mezzo anche è un mezzo molto... Ce la fa, insomma, a fare queste cose qua. A parte che è abituato, ragazzi, facciamo i sterrati per qua dobbiamo andare all'azienda. Adesso andiamo dove c'è il capo bestiame all'azienda, dove c'è il bestiame e tutto quanto. E lì ci sono... c'è anche un po' di terra, quindi là dobbiamo mettere il camion bene, perché il contadino che lavora per l'azienda, per la Parma, ci passerà il latte e tutto quanto, capito? Quindi è un macello. Facciamo la freccia. Ok, raga, imbocchiamo l'autostrada direzione produzione di latte qui dalla Parmalat. Noi, ragazzi, ci becchiamo appena arriviamo nella produzione. Allora, eccoci qua, ragazzi, siamo arrivati. Qua è dove l'azienda c'ha l'ingresso per
dove si va per prendere per la mungitura, ragazzi. Quindi andiamo qua, dobbiamo andare qua dietro perché qua c'ha le mucche. Ok, piano piano, ho detto che dobbiamo fare un po' di sterrato, ma non fa niente. Ok, dove stanno? Mi sa di qua. Ok, ah, eccole qua. Questa, ragazzi, è proprio proprietà della Parmalat qua. Allora, mo noi ci mettiamo con il camion qua. Intanto, ragazzi, vi faccio vedere anche quanto è bello il camion. Fare se c'è la torcia. Allora, non ci fate caso a quello che io ho nell'inventario. Quello è come se non avessi nulla, Faccio vedere la torcia, ragazzi. Guardate quanto è bello. Parmalat. Proprio come i veri cisterne della Parmalat, di trasporto latte Parmalat, fatto da Dio il mezzo, ovvero Team ZSMG, ragazzi, che collabora con noi, con questo server, soprattutto anche il co-founder che fa parte integrante del Team ZSMG. Vedi, Iveco, molto bello, ragazzi, questo era uno dei mezzi di tanti che verranno comunque messi. Ok, ho fatto anche questo mezzo, allora, ragazzi, prendiamo... Andiamo qui, andiamo a mungere le mucche. Perché il contadino ci ha dato il permesso di questo. Di questo è il capo di bestiame della Parma, dopo quello che gestisce la Parmalat, signori. Quindi ci mettiamo qui e cominciamo a mungere. Vedete che munge col tutto quello. Tutto, ci ha dato tutta l'attrezzatura, ci ha dato il nostro amico contadino. E anche contadino che lavora comunque per la pasta azienda. Ok, tre di latte. Ovviamente cambiamo mucche. Possiamo fare più mungitura su una mucca più volte, però. Facciamo un po' il giro di tutte qua, quant'altro. Ok, tanto ce ne stanno. Andiamo pure a prendere di là. E poi il secchio, ragazzi, ce lo prendiamo e andiamo a fare la... E andiamo a mettere dentro la cisterna, perché la cisterna può contenere, mi sa, oltre 15.000 litri. Quindi ha voglia di metterci il latte. Poi dopo lo porteremo al caseificio. Alla produzione poi vera e propria, verrà sterilizzato il latte, tutto quanto, e sarà messo nelle bottiglie, anche nei contenitori di plastica. E poi c'è la vendita, signori. Andremo nei bar, nei ristoranti, nei supermercati, e c'è la vendita. Quindi diciamo che è molto interessante. Tanti altri lavori, ragazzi, interessanti. Rimanete sintonizzati qui o venite sulla Vera Milano a trovarci, perché vi porterò delle serie particolari con dei lavori particolari, signori, e molto molto belli. Quindi vi aspetto, signori. Allora, abbiamo fatto un altro giro, ma io direi di rifare il giro così, tanto la mucca non si incazza, Poi tante cose arriveranno, anche come la divisa, ragazzi, arriverà, perché la Parmalat è appena arrivata in città, quindi ha detto un attimo, fatemi organizzare un po', devi vedere un po' il bestiario, quindi sta anche organizzando una bella divisa anche per il nostro dipendente qui, che va a mungere, consegnare, produzione, eccetera, e vendita. Quindi ci sarà una divisa fatta molto bella, tipo stile furgone, quindi diciamo così. Allora, vediamo quanto latte abbiamo fatto. Allora, abbiamo fatto 15 bicchieri di... 15 litri di latte. 15 litri di latte... Va bene, possiamo ancora raccogliere, ragazzi. Raccogliere, tanto abbiamo quel secchio che comunque ne può contenere. Noi continuiamo alla raccolta, tanto si sta fa anche giorno, piano piano si sta facendo giorno, perché noi, ragazzi, come ho detto prima, nelle prime ore del ci svegliamo alle 4-5 di mattina, ragazzi, cioè, pensa a fare tutta questa cosa, perché poi i bar tra poco apriranno, fa le colazioni alle persone, anche la gente che va a lavorare, quindi comunque dobbiamo comportare il latte fresco e fa i cappuccini, o fa i mocaccini, macchiato caldo, macchiato freddo, cioè, capito, le cose qua, quindi tutto quanto. Ok, continuiamo. Ok. È un bel lavoro. Però, ragazzi, vi farò vedere, perché rimanete sintonizzati in tutta la durata del video, perché il lavoro è anche molto redditizio. Qui la Parmalat ha investito tanto, ha investito molto in questa città, e sta ancora investendo, perché deve arrivare anche altre cose. Quindi paga bene questo lavoro. Quindi se entrate in questa città e siete nuovi, è un lavoro che vi consiglio, ragazzi. Che iniziamo questa serie insieme, ragazzi, ci divertiamo come sempre. Queste serie su GTA 5, 5M, RP, ragazzi. Allora, raga, vediamo quanti litri di latte abbiamo fatto e andiamo a cominciare a depositarlo sulla nostra cisterna. Allora, raga, continuiamo alla raccolta, dai, possiamo comunque continuarlo un altro pochettino. Poi andiamo a posare, andiamo... Tanto facciamo ogni tre latte, quindi possiamo...
Passiamo, vedi, ovviamente ogni volta che andiamo sulla stessa mucca o vacca, così dice in questi casi, non è che ti dà sempre 3 di latte, dipende quando, vedi, mo te devo 3, prima ce l'ha dato 2, dipende quando la mucca mangia e produce. Quindi dai, vabbè raga, diciamo che può andare bene così, mo ci facciamo anche quest'altra mucchetta qua. Dico, mungiamo, facciamo il latte e poi ce ne andiamo a fare produzione, perché si sta a fare una certa e dobbiamo poi l'azienda ha anche la sua politica, una cosa rigorosa, quindi non possiamo tanto perdere tempo alla mungitura, ragazzi. Quindi dobbiamo fare estremamente veloce, perché tra poco è l'alba, quindi ok, quanto latte abbiamo fatto? Dai, vabbè, 30. Va, facciamo una cosa, facciamo cifra tonda e partiamo. Dai, facciamo cifra tonda e partiamo. Intanto ormai siamo talmente specializzati alla mungitura, ragazzi, che ormai ci fanno un baffo anche gli altri proprio. Piano piano, ok, perfetto. Dai, allora andiamo qua al camion. Allora, il camion questo si da dietro si carica, Quindi da qua c'ha mezzo tipo una cosa per caricare. Ok, allora, capacità ragazzi 2500 litri. Sarebbe il peso del baule del veicolo, però considerato la cisterna, quindi 2500 litri. Quindi ragazzi, tanta roba, tanto capiente. Allora, 37, vai. Ok, perfetto. Ok, abbiamo trasferito, raga. Saliamo sul nostro mezzo. Aggiorniamo il computer di bordo, perché questo è collegato tramite l'azienda, quindi fa capire che noi siamo pronti a ripartire. E siamo pronti a ripartire. Allora ragazzi, mettiamo il punto. Adesso dobbiamo andare alla dove sta? Alla produzione. Imbottigliamento latte, ragazzi. Dobbiamo andare a andiamo a imbottigliare il latte, perché adesso andiamo là. Quello praticamente che fa? Lo pastorizza il latte, la farà il processo che deve fare praticamente, e poi sarà messo nelle varie bottiglie, bottiglie di plastica. Sarà consegnato nei bar dagli altri colleghi, ovviamente. E noi pure, noi di solito consegniamo a una cosa in città vicino al Duomo. Consegniamo proprio noi. Ci dobbiamo andare proprio noi dopo, quindi andiamo a consegnare, oppure andiamo a vendere su un'altra parte. Ok, raga, mettiamo la freccia. Ok. Eh sì, ragazzi, si va all'azienda per imbottigliare, quindi siamo andati qua dove aveva le terre, dove aveva il bestiame. Adesso andiamo lì per imbottigliare e pastorizzare il latte, signori. Allora, c'è un po' di sorpa. Adesso sì, siamo un po' pieni, la cisterna è un po' piena, diciamo, non è tanto, però avete visto, capienza 2500 litri. Noi abbiamo cominciato, raga, qualcosina anche per iniziare questa serie insieme. Tanto qui, oh, accidente. Guarda questo. Ok, perfetto. Ok ragazzi, imbocchiamo l'asse attrezzato, la autostrada che ci porta al Duomo, vicino al Duomo, proprio al centro della città, così da poter poi andare direttamente all'azienda, ragazzi. Io, tanto guardate, qua si vede meglio il furgoncino, potete vedere Parmalat è come quello della verità, ragazzi. Qua si fanno le cose, come sul serio proprio, cioè. Quindi, dopo raga, fatemi sapere il vostro feedback importante, fatemi sapere sotto nei commenti se vi potrebbe piacere questa serie che abbiamo iniziato insieme qui sulla Vera Milano, su Ciccia 5, su 5M. Oh, ma che cazzo combina quello? Quindi fatemi sapere la vostra, insomma. Qua raga, l'azienda vuole che si rispetti il codice della strada, non bisogna prendere multe né fotografie, perché sennò ce la fa pagare cara, ragazzi, cara, veramente, veramente cara. Quindi dobbiamo risparmiare. Tanto guardate, ragazzi, guardate quanto è bello questo furgoncino. Eh sì ragazzi, eh sì. Inizia questa serie la Parmalat. L'ho sempre voluto portare, ragazzi. E grazie anche allo staff e al founder della Vera Milano, che permette tutto ciò, ragazzi. Quindi veniteci a trovare, perché è un server che merita, ragazzi. Voi lo sapete, io vado solo su server dove merita. Sta crescendo questo server e ha il potenziale per diventare molto bello, con roba italiana, ragazzi. Quindi vi aspetto io e vi aspettiamo, ovviamente, tutto lo staff della Vera Milano. Allora, ragazzi, eccoci qua. Siamo arrivati a destinazione. Questa è la fabbrica, praticamente, della Parmalat, che ovviamente deve ancora cambiare l'insegna, ma sarà cambiata, ragazzi. Quindi
deve solo, perché mo è appena arrivata in città, quindi non ha avuto tutto tempo a fare tutti i lavori. Salve. Sì, sono Daniele, devo consegnare il latte. Ok, perfetto. Adesso ragazzi ci apriranno i cancelli. Ok, il cancello ce l'hanno aperto. Allora, adesso dobbiamo andare a questo, mettiamo le quattro frecce, quindi qua dove si scaricherà poi il latte. Adesso però dobbiamo fare manovra. Aspetta, aspetta. Ci mette bene ragazzi qua, eh. Ok. Allora, ci dobbiamo vedere qua, allora. Ok ragazzi, controlliamo un attimo, stiamo controllando un attimo la quantità che ci è chiesto. Dobbiamo aspettare il capo magazziniere, che adesso prende, attaccherà un tubo e caricherà la cisterna. E poi vedete qua dove faranno e comincerà l'imbottigliamento della nostra Ok, hai bisogno di almeno 2 litri di latte per poterlo imbottigliare. Sta imbottigliando il latte, come vedete che c'è in mano, c'ha qualcosa. Vedete, sta imbottigliando, sta facendo scendere il latte e stiamo imbottigliando il latte qui all'azienda. Vediamo un po' quanto latte abbiamo fatto già. Brick di latte, eccoli qua ragazzi. Sì, manca ancora un po' di cose però. Sarà messo tutto, non vi preoccupate. Brick di latte ce l'abbiamo, quindi stiamo facendo il latte per poter rivedere. Si sta facendo l'alba, guardate, sono già le 6 e mezza, alle 7 del mattino. Quindi siamo a buon punto, ragazzi. Siamo a buon punto, siamo a buon punto, ragazzi. Stiamo imbottigliando. Intanto vedi, abbiamo messo il furgone anche a destination. E mo ragazzi, lo andiamo a vendere, perché qua adesso l'hanno pastorizzato. Ce lo stanno, vedi, ce l'hanno rimesso nella cisterna. E noi da un apposito rubinetto sterilizzato e sigillato lo stiamo mettendo nei brick, che poi andremo a vendere, signori. Andiamo a vendere. Comunque ci toglie 2 litri di latte e fa 3 cartoni o bottiglie di latte. Comunque non è male, non è male, ragazzi. Ovviamente più produzione facciamo e più quantità guadagniamo, ragazzi. Quindi poi sta a me, sta a voi. Più lavorate e più guadagnate. Però ragazzi, guardate, perché è un lavoro molto bello. Mi è piaciuto portarvi questa serie, perché sapete che questa è una delle prime serie che porterò, ragazzi, e la continueremo. Se vi piace, ovviamente, sotto nei commenti, il vostro feedback è importante. Ragazzi, è un lavoro che comunque più fate e si guadagna molto, ragazzi. Si guadagna molto. Ok, quanto latte c'è rimasto? Ce l'abbiamo ancora, ne abbiamo raccolto abbastanza. Io credevo che 37 litri erano pochi. Invece no, ragazzi, 37 litri no. Figurati se raccoglieremo 2500 litri, che proprio la cisterna sarà piena di latte. Secondo me, ragazzi, si fanno soldoni. Boh, guardiamo bene, abbiamo 17.269 euro sul portafoglio. Vediamo quando poi, a fine giornata, quando andremo a consegnare, faremo le bolle, faremo le fatture per l'azienda della Parmalat qui nella vera Milano. Vediamo un po' se quando andiamo a guadagnare, ovviamente tolte le tasse, tolte le tasse che andrà all'azienda della vendita, tutto il resto è guadagnato, insomma, quindi ci può stare, ci può stare. Intanto qua, ragazzi, sembrava pochi litri, ma qua stiamo facendo tanto brick di latte, tante bottiglie di latte, ragazzi, stiamo facendo. Quindi è possibile che ci si può anche guadagnare un po' la giornata, ragazzi. Ovviamente noi facciamo poco, noi lavoriamo la notte, la mattina presto, poi il giorno ci riposiamo. Comunque ci possiamo godere la giornata qui, c'è tante attività, tante cose da fare qui a Milano, qui sulla vera Milano, quindi si è tanto divertito. Quindi ragazzi, veniteci a trovare e venite a trovarmi a me soprattutto. Ok, allora il latte l'abbiamo finito, quando ci è rimasto abbiamo un litro di latte, ma me lo bevo, vabbè. Allora dai, oh raga, 42 bottiglie, ok. Possiamo ripartire. Ovviamente aggiorniamo sempre il computer di bordo, che l'azienda sa che stiamo ripartendo. Allora, 4 frecce. Sì, perché qua dentro bisogna lasciare le 4 frecce. Allora, adesso dobbiamo andare alla... No, qua è in bottiglia. Dobbiamo andare alla vendita, ragazzi. Al centro commerciale ce lo fa vendere. Centro commerciale, ragazzi, per forza. Chi è che non ce lo fa? Sì, apri, devo andare a consegnare le latte, sì. Ho fatto tutto, quindi apri il cancello, per favore. Ok, ragazzi, aspettiamo che l'azienda ci apra il cancello. E ragazzi, nel frattempo mo andiamo a consegnare lì, andiamo a vedere quanti soldi ci dà, perché quello paga tutto alla consegna. Abbiamo una bolla di carico.
Ok ragazzi, ci ha aperto il cancello e stiamo andando al supermercato qui in città, un gran supermercato dove ci vanno tutti, quindi il latte deve essere portato prima alle grandi catene di distribuzione, poi questa è la Parmalat, sono loro che prendono accordi e quant'altro ragazzi, quindi noi siamo operai, siamo dipendenti, dove ci dicono di andare dobbiamo andare, quindi tutto quanto. Allora eccoci qua ragazzi, siamo quasi arrivati, 900 metri, siamo quasi arrivati, dobbiamo fare piano piano perché portiamo comunque sempre del latte con noi, non si deve agitare troppo, comunque deve sempre arrivare bene insomma, quindi già, vedi, già la gente va a lavorare, già sono le 8 del mattino, comunque siamo in perfetto orario nella consegna del latte qui al centro commerciale, questo mega small. Che c'è anche l'IKEA qui, c'è anche l'IKEA, allora siamo arrivati. Ok, consegniamo qua la zona di scarico, 4 frecce. Allora, prendiamo la bolla di carico. Consegnare tutti quanti, qua vanno consegnato tutti. Ok, prendiamo la bolla, ragazzi, ma controllare se facciamo un errore sono cazzi. Ok, andiamo qua. Quindi, bolla di carico. Qua ce ne abbiamo 40. Aspetta, dobbiamo vedere quando ce ne abbiamo, che non mi ricordo. 42, quindi va, andiamo qui. 42, diciamo, casse di latte. La bellezza di 21.000 euro, signori. 21.000 euro. Tolto le tasse all'azienda, tolto hanno pulito, sui 10-12.000 euro ce l'abbiamo puliti. Guardate quanto avevamo 17.269, abbiamo 38.000, ragazzi, un lavoro che paga. Più producete, più guadagnate, ragazzi. È un lavoro che è come entrate nel server, come entrate in questa città, cioè come entrate in città nuovi, ragazzi, ve lo consiglio perché paga tantissimo. Mamma mia. Ok, torniamo alla nostra azienda della Parmalat, perché dobbiamo posare il camion, quindi dove siamo andati prima, dove siamo partiti. Ormai abbiamo fatto la consegna, quindi adesso abbiamo fatto produzione e tutto quanto. Dobbiamo tornare qua, prende, c'ha qua il magazzino praticamente l'azienda. Ok ragazzi, si guadagna tanto qui alla Parmalat, ovviamente tolto le tasse di produzione, azienda e tutto quanto, ragazzi. Comunque pulito, noi ci riesce sui 12-13.000 euro, non è male ragazzi, 21.000 euro di fatturato con una consegna al supermercato. Sì che abbiamo consegnato tante unità, tante, però comunque ci sta. Mo torniamo al nostro spogliatoio dove abbiamo i mezzi, tutti della Parmalat, praticamente abbiamo tutti i mezzi lì. Allora eccoci qua ragazzi, siamo tornati qui al nostro deposito. Allora il furgone si lascia qua. Ok, consegnato. Sì ragazzi, almeno anche così, perché dopo che fanno manutenzioni, puliscono la cisterna con l'acqua calda, sterilizzano comunque, perché ogni carico deve essere sterilizzato, la cisterna, quindi ok, quindi andiamo qua e niente ragazzi, che dire, grazie a tutti di essere con me ragazzi, spero che questo primo episodio dove siamo operai e dipendenti della Parmalat, dove dobbiamo mungere mucche e produzione e vendita del latte, ragazzi, avete visto, paga tantissimo, cioè abbiamo fatto 21.000 con un poco carico, con pochi litri di latte. Ragazzi, venite a trovare sulla Vera Milano, ragazzi, vi aspetto anche io sulla Vera Milano. Ragazzi, fatemi sapere il vostro feedback sotto nei commenti se questa serie vi può garbare come garbare, perché è molto bella ragazzi, ma io la continuerò a portare anche le altre serie su GTA che stavo portando, anche il petroliere e altre cose, ragazzi. Ovviamente torneremo in live anche con le forze dell'ordine italiane su GTA 5, qui su 5M, sulla Vera Milano, ragazzi. Grazie a tutti di essere con me, spero che questo video vi sia piaciuto, è stato di vostro gradimento. Ragazzi, in descrizione tutti i link sono gratuiti, sono clic, non costa nulla. Ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi mai nulla di queste serie, GTA e molto altro sul mio canale. E soprattutto ci becchiamo sul tubo viola, sempre sotto in descrizione, ragazzi. Detto questo, un mega grazie e grazie di essere con me. Alla prossima, ragazzi.